Come per l'adulto, l'esame obiettivo è completo se include l'ispezione, la palpazione, la percussione e l'auscultazione. A differenza dell'adulto, è spesso impossibile seguire un ordine fisso e prestabilito nella valutazione dei vari organi e apparati. Per esempio, può essere fondamentale osservare la modalità di respirazione prima di toccare il neonato, oppure auscultare il cuore fino a che è in uno stato di quiete. Un approccio sistematico che permetta di non tralasciare alcun apparato è comunque indispensabile ed ogni medico dovrebbe averne uno proprio. Prima di toccare il bambino è necessario un suo inquadramento generale che permetta di capirne le condizioni generali e che guidi la modalità con cui eseguire l'esame obiettivo. È importante quindi capire lo stato del neonato, prendere visione del colorito, dell'attività respiratoria, della postura e dell'attività spontanea. Se le condizioni generali appaiono buone e il bambino è tranquillo, potremo partire con la nostra valutazione sistematica. Il peso deve essere rilevato a bambino ovviamente completamente nudo. La lunghezza invece, tra tutte le rilevazioni antropometriche, è quella più soggetta a variabilità per la difficoltà ad ottenere una completa estensione del neonato. Per questo motivo deve essere eseguita contemporaneamente da due esaminatori. Il bambino deve essere supino, con il collo in posizione neutra, le gambe completamente stese e le anche flesse. La circonferenza cranica deve essere rilevata con un metro a nastro che passi necessariamente e contemporaneamente dalla bozza occipitale e le due bozze frontali. Della cute va valutato lo stato di idratazione. Il colorito è fisiologicamente roseo eritrosico nei primi giorni di vita, durante i quali è normale la cianosi periurale e quella delle estremità durante il pianto oppure in condizioni di distress neurovegetativo. Fisiologico è il colorito itterico della cute e delle mucose sclerali. Attenzione naturalmente se il colorito itterico è intenso oppure persistente e se si diffonde in senso cranio-caudale fino alle gambe, oppure si assume una tonalità verdinica e questo deve far sospettare la presenza di un eccesso di bilirubina diretta, oppure un giallo di tipo pallido che deve sempre far sospettare uno stato infettivo sottostante.